5 trafficanti albanesi. In TV i programmi dedicati alla cucina, lo sapete, hanno sempre più successo e tra le conseguenze di questo fenomeno il vero e proprio boom di corsi per diventare cuochi provetti. Vediamo come con Carlotta Manno. Perché sono qua? Perché devo battere mio marito. Il regalo dei 50 anni. Ho fatto uno utilissimo, la cena della vigilia di Natale, me l'hanno regalato molto, molto appositamente. Attenti a quei 15, tanti sono al massimo i partecipanti ai corsi amatoriali, forse potreste sentire parlare presto di loro. Sempre un'epidemia, quella dei fornelli, lezioni negli ultimi 12 mesi si sono quadruplicate in tutta Italia, liste d'attesa per gli atenei sotto gli occhi increduli degli chef veterani. Solo 10 anni fa eravamo poco più che cuochi, 20 anni fa cucinieri, 10 anni fa poco più che cuochi, ma nella scala sociale non eravamo così in alto. Complice l'emulazione TV, dove si snocciolano programmi di cucina ad ogni ora. E così ecco i numeri del settore lievitare come la pasta della pizza. 50.000 chef, 125.000 cuochi, 25.000 pizzaioli, 12.000 pasticceri. TV e non solo, oggi questo è uno dei settori che conta caselle libere per impieghi. Negli ultimi 12 mesi 6.000 posti di pizzaioli vacanti e 56.000 nuove assunzioni in totale nel 2012. Questo ovviamente ha un costo. I corsi amatoriali partono da 70 euro, i corsi professionali da 1.600 euro per il corso pizzaiolo fino a 12.000 euro per i nostri master.